Frase del giorno. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Buongiorno, caffettino e si parte. Buongiorno, oggi sono con un amico di Roma, si chiama Giorgio. Buongiorno, se tutto va bene la meta di oggi sarà Vascenza. Per chi mi segue da poco deve sapere che questo è il mio quarto cammino di Santiago. Ho fatto il francese partendo da Saint-Jean-Pied-de-Port, il primitivo da Oviedo, il portoghese della costa ed ora il centrale. In tutti e due i cammini portoghesi sono partito da Porto. E sì ragazzi, devo ammettere che le varie vie che conducono a Santiago mi stanno coinvolgendo un pochino. Secondo i miei calcoli, per percorrere i 250 km che separano Porto da Santiago ci impiegherò circa 10 giorni. Una volta arrivato davanti alla famosa cattedrale deciderò se proseguire per Finisterre o Muscia. Ha smesso di piovere, ho attraversato un bel ponte romano, qui c'è stata una festa. Sto facendo una bella salita. Ecco il primo bel boschetto di eucalipti, immancabile. Se questo tipo di contenuti sono di vostro gradimento, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like, commentare ed attivare la campanella delle notifiche, in modo da non perdervi le prossime tappe di questo cammino, ma anche tante altre novità. Caffettino. Vilarino, davvero un bel paese, però se devo dirvi la verità, queste prime due tappe non mi stanno facendo impazzire, almeno fino ad ora. Fatima, Santiago. Due pellegrini, ne ho appena superati tre. Questa mattina ho camminato un po' con il ragazzo di Roma, quindi da questa mattina ho incontrato sei pellegrini.
meno di 200. Sono stanchissimo. Sarà la strada, che praticamente è tutto asfalto, di sentieri ne ho visti pochissimi, con il contagocce. Sono quasi arrivato, ho parlato con dei signori poco fa, mi hanno detto che probabilmente a Barcellos non ci sono, potrebbero non esserci posti per dormire e conviene fermarsi un po' prima, 800 metri prima, a Barcellinos. Ho individuato un ostello dove non si può prenotare, chi arriva prima entra. Sono arrivato a destinazione, posto all'ostello trovato, anche perché ho trovato il responsabile proprio qui dove mi sono fermato a pranzare e praticamente mi ha detto che sono il primo, mi ha già preso i dati e quindi posso stare tranquillo, devo aspettare soltanto le due. Zuppa, zuppa! Buon appetito! Ed ecco qui il secondo e una birretta. Questo è l'esterno del mio ostello, guardate che bel murales. I soliti panni affesi. E questa è la mia postazione. Quello che ho capito, questo ponte divide Barcellinos da Barcellos. Luogo stupendo, molto molto bello, mi piace. Questa tappa non era cominciata nel migliore dei modi, ma adesso con questo bel sole, questo bel paesaggio, abbiamo recuperato la grande. Barcellinos. E Barcellos.